una seduta di consiglio comunale, si potrebbe dire di fino a fine anno, intanto però è una seduta che sul piano politico ha una grande valenza. Sono stati approvati i primi 9 punti posti all'ordine del giorno, fra i quali i debiti fuori bilancio, una ratifica di delibera di giunta comunale e poi alcuni trasferimenti di proprietà statali, quindi dei trasferimenti di talune proprietà, taluni fabbricati. Il punto che ha lasciato un poco, diciamo, in sospeso, ma anche le parti politiche, è stato il numero 10, cioè l'approvazione di un accordo transattivo per il rilascio fondo ex IPAB ECA, borse di studio, Criscuolo, in via Sant'Anna. L'ufficio legale ha predisposto la delibera, sulla quale però non si trova d'accordo. Innanzitutto le minoranze non accettano e hanno motivato il perché, e non si trova d'accordo neppure alcuni consiglieri della maggioranza, che hanno posto non pochi quesiti, non pochi interrogativi. Addirittura all'inizio della discussione di questo punto, dopo essere intervenute le minoranze, sono uscite fuori. L'attenzione è molto intensa su questa delibera, è molto forte. È una delibera che chiaramente mette in discussione anche la tenuta della maggioranza. Non a caso io ho richiamato oggi il fatto che si diede una autorizzazione ad un cambiamento di destinazione d'uso ad un opificio qui a Pagani in cambio dell'assunzione di 81 unità. Delle 81 unità lavorative non è stata assunta nessuna, il cambio di destinazione d'uso sta andando avanti per fatti suoi. Questo è il livello di attenzione che questa amministrazione ha per i problemi del paese, ed è questo l'unica cosa che mi dà fastidio. La verità è che noi abbiamo trascorso 5 anni senza avere approvato un solo provvedimento che servisse veramente al paese. Cosa che non riusciamo a capire, la scelta del suolo per costruirvi le ACP. Una scelta non fatta da un consiglio comunale, ma da un commissario prefettizio, dall'allora commissario Mazza. Scelta fatta, appunto, come lei dice, dalla commissione straordinaria, riapprovata anche attraverso le modifiche che furono apportate da questo consiglio comunale alla vecchia proposta, diciamo, per quanto riguardava ad esempio la strada di penetrazione al comparto Peppo, al numero degli alloggi per quanto riguarda la costruzione dei neoappartamenti ACP, diciamo, è stata confermata anche da questo consiglio comunale, quindi quella scelta non è stata cambiata. Non poteva essere cambiata perché? Da questa. Perché ritengo che un indirizzo, un'indicazione forte da parte di commissari prefettizi di voler realizzare nel suolo ex borsa di studio Criscuolo un appartamento di ACP per la comunità paganese. Quindi credo che ben ha fatto questo consiglio comunale a riapprovare quell'atto di indirizzo. Posizione assunta dalla opposizione non la condivido, non ho capito i motivi, magari li spiegheranno meglio alla città, che su un atto così importante, di grande responsabilità, io credo che il Consiglio Comunale tutto interamente avrebbe dovuto esprimersi. Ci sono le difficoltà, ma io dopo 4 anni di consigli comunali a fine anno non mi aspetto che l'ultimo anno ancora si vada in consiglio comunale gli ultimi giorni dell'anno, calcolando che molti di questi punti sono punti rinviati nei consigli comunali di ottobre e di novembre, tra cui quello che citava prima lei, cioè del preaccordo transattivo, che tra l'altro sembrerebbe non sia stato neanche tanto modificato rispetto alle richieste fatte dal sindaco e dai consiglieri comunali su input dei consiglieri comunali, tra cui il sottoscritto. Il principale dove sta? Sembrerebbe che in questo atto, come ha dichiarato il sindaco nello scorso consiglio comunale, è stata una procedura portata avanti dagli uffici. E secondo me è un errore, perché un preaccordo transattivo di questa portata deve necessariamente avere il parere della politica.